Buongiorno, stamattina ho deciso di mettere la gonnellina. Ne avevo portate diverse in valigia, ma alla fine non le ho mai messe. Oggi invece mi andava di indossarla, quindi ho messo questa che avevo preso da Primark ormai l'anno scorso. Questo maglioncino azzurro color carta da zucchero che ho preso da Bershka, che mi piace un sacco, qui tiene davvero tanto caldo. Poi beh, il solito cappottino perché mi sono portata soltanto questo, calzamaglia e stivaletti. Adesso usciamo, prima passiamo da Foot Locker perché Ste vuole prendersi un paio di scarpe da ginnastica e poi andiamo a fare colazione e poi andiamo sul ponte di Brooklyn e poi andiamo, non lo so, dovremo decidere. Alla fine Ste non ha trovato le scarpe, non c'era il suo numero, quindi ci riproviamo stasera nello store a Times Square. Siamo arrivati adesso a fare nel locale dove vogliamo fare colazione. L'unica cosa che l'ultima volta che ci siamo venuti, ovvero la nostra prima volta a New York, l'abbiamo dovuto prendere d'asporto perché c'era un'attesa di 3 ore. Quindi speriamo che stavolta ci sia posto per potersi sedere perché c'è il sole, però fa comunque un po' frescolino, quindi preferirei mangiare al calduccio. Ci siamo quasi. Per chi fosse interessato, questo è il nome del locale, Clinton Street Baking, e come sempre, come è successo 3 anni fa, anche oggi c'è la coda ad entrare e un sacco di gente dentro. Siamo entrati, ci hanno detto che c'è un'attesa di 30 minuti, però contro le 3 ore dell'altra volta direi che è molto meglio, quindi aspettiamo a questo punto perché è meglio mangiare dentro. Siamo finalmente seduti, però siamo venuti dall'altro lato, che è la parte vecchia, perché si sono allargati questi anni, e ecco perché l'attesa è più di 3 ore, ma di mezz'ora, perché hanno fatto un'altra sala dall'altro lato. Però finalmente ci siamo seduti e abbiamo ordinato i pancake e non vedo l'ora di mangiarli. Sono finalmente arrivati, guardate che meraviglia. Li ho presi con la glassa di mirtilli e sciroppo d'acero, se invece con pezzi di cioccolato e anche lo sciroppo d'acero, e poi abbiamo ordinato un succo d'arancia. Super affamati. Arrivati a Brooklyn, siamo al Brooklyn Bridge Park. C'è un po' di vento, spero si senta qualcosa. Per ora la vista è bellissima, guardate. In realtà il ponte di Brooklyn è il secondo. Questo è il primo ponte e quello laggiù invece è il ponte di Brooklyn e lo skyline su Manhattan è bellissimo. Siamo arrivati nel quartiere Dumbo a Brooklyn, dove c'è questa vista. All'interno di questa via c'è il Manhattan Bridge e la vista è bellissima, infatti qua sono tutti fermi per aspettare delle foto. Adesso andiamo al ponte di Brooklyn e lo percorriamo tutto a piedi raggiungendo così Manhattan. Questo è la prima volta che lo vediamo, non siamo mai venuti a Brooklyn le altre volte, le scorse volte. Abbiamo sempre fatto il ponte di Brooklyn, però poi non siamo mai partiti da Brooklyn verso Manhattan e non abbiamo quindi mai visto da così vicino il Manhattan Bridge. È praticamente identico al ponte di Brooklyn, ma cambia il colore. Siamo sul ponte di Brooklyn, siamo partiti adesso, c'è un po' da camminare, però vi consiglio di farlo e secondo me è meglio farlo partendo da Brooklyn perché si ha una vista bellissima su tutti i grattacieli di Manhattan. E ancora meglio se lo fate con il tramonto. Ed ecco qua. Là in fondo, piccolissima, c'è la Statua della Libertà. Quel piccolo pallino sembra lontanissimo. Siamo ormai quasi giunti alla fine del ponte, ci manca davvero poco e infatti i palazzi si stanno avvicinando sempre di più. Nel frattempo si sono fatte le 2 del pomeriggio. In realtà non pranziamo perché ci sono bastati i pancake, quindi adesso vogliamo andare a vedere la scritta Love, che si trova comunque in questa zona a downtown. Ed eccoci qua. Abbiamo ufficialmente finito di percorrere il ponte. In 30 minuti, se camminate senza fermarvi troppo per fare delle foto, può bastare. 30-40 minuti percorrete tranquillamente il ponte e non è neanche dura assolutamente.
Vai Ste, prendi la fortuna con te. Ciao ciao, Stato della Libertà. Alla prossima. C'è stato un piccolo cambio di programma. Abbiamo deciso di andare a Wall Street, visto che si trova soltanto 9 minuti a piedi da qui. Quindi andiamo prima lì e poi torniamo verso il centro, così da poter andare anche a Central Park. Vogliamo fare un po' di foto con il sole. E siamo quasi arrivati, cioè dobbiamo soltanto attraversare la strada e poi abbiamo visto anche la scritta Love. Facendo questa strada abbiamo trovato anche la scritta Hope, che hanno aggiunto in un secondo momento, che è qualche blocco più in là. Ed eccola lì. Vamos a Central Park. Ed eccoci arrivati a Central Park. Adesso facciamo una camminata qui. Oggi è molto meglio rispetto a ieri, che pioveva decisamente. E adesso vogliamo compiere la nostra missione, ovvero gonfiare i palloncini che abbiamo preso da Tiger con le iniziali di New York per scattare una foto insieme. Più che altro il dubbio, più che della riuscita in sé della foto, è della bellezza dei palloncini, perché li abbiamo pagati soltanto $1, $2 entrambi. E vediamo un po' come sono, più che altro se riusciamo a gonfiarli. Comunque eccoci qua, la pace. Adesso vogliamo salire lì su quelle rocce. E qua ci sono tutti i grattacieli. Questi sono i palloncini che abbiamo preso. Vediamo un po' se ce la facciamo. La prima lettera ce l'abbiamo. È dritto? No. Sì. No, 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 così. Non abbiamo il filo, però va bene lo stesso. Abbiamo letterine. Yeah, ce l'abbiamo fatta. Non sono neanche male. Per $2. Guardatele. Bella alla fine. E addirittura ci hanno chiesto se potevamo prestarle a una coppia, se potevamo prestargliele per fare una foto. Quindi hanno colpito non soltanto noi. Non è stata una bella idea. Guardate che belli i grattacieli qui dietro. Dopo aver fatto una passeggiata non troppo lunga in realtà qui a Central Park, ok, qua mi sa che non riusciamo a scendere perché è un po' ripido, devo dire, quindi meglio tornare indietro. O passiamo da qua? Ah, ok, passiamo da qua. Dicevo, dopo aver fatto una passeggiatina qui, torniamo adesso in appartamento perché dobbiamo tornare da Footlooker, in quanto Ste, come vi dicevo stamattina, non ha trovato il suo numero, quindi andiamo in un altro negozio lì a Times Square. E poi dobbiamo, ahimè, fare le valigie e riempirle anche con aiuto, anche con quello che abbiamo acquistato qui. Io personalmente sono stata bravissima, ho fatto davvero pochissimi acquisti quest'anno, cosa che non succede mai. Probabilmente non dovrò neanche fare tipo un video haul degli acquisti negli Stati Uniti, perché praticamente davvero non ho acquistato niente. Ultimamente sono proprio brava. Ho passato un cane sfreggiando. Proprio brava con lo shopping, ma perché sto risparmiando in realtà un po', perché dobbiamo, sapete, arredare casa. E tra l'altro ci hanno messo la cucina e non vedo l'ora di farvela vedere, però se saliamo su un'altra collina poi torniamo indietro e non vedo l'ora di farvela vedere. Non si può uscire neanche da qui, però siamo bloccati a Central Park. Comunque ci conviene tornare indietro perché qua siamo proprio completamente bloccati, c'è tutto il recinto attorno. Quindi torniamo indietro. Stavo dicendo, sì, che hanno quasi finito di metterci la cucina, mancano alcuni dettagli, poi quando sarà tutta completamente finita ve la faremo vedere. Ci piace un sacco, è bellissima. E niente, detto questo, torniamo a direzione Times Square, perché domani tra l'altro abbiamo l'aereo, ci abbiamo la sera, quindi abbiamo la giornata abbastanza piena, si può dire, perché partiamo alle 10 di sera e dovremmo essere insomma in aeroporto forse neanche alle 10, per le 11, quindi essere in aeroporto alle 9. Siamo bloccati ancora, Steve, perché ti sto seguendo? Continuiamo a sbagliare. No, sono andata nel fango con le scarpe che poi devo mettere in valigia. Vi rifaccio vedere questa vista perché la adoro, mi piace un sacco, cioè è troppo bello. Col sole che poi sta scendendo ancora di più, guardate. Quanto è bella.
Ste poverino si deve portare la sacca di scarpe in mano, perché nello zainetto abbiamo messo i palloncini e non ci stavano più. Nulla, torniamo in hotel, facciamo le valigie e si torna a casa. Siamo rientrati in camera, stasera è davvero molto tardi, siamo fuori da tutto il giorno, solitamente rientravamo a casa nel tardo pomeriggio e poi uscivamo verso sera. Stavolta non l'abbiamo fatto, quindi visto che domani dobbiamo lasciare la stanza e ci sono un po' di valigie, come potete notare, no, la mia sembra in ordine ma in realtà se l'apro è un casino, poi abbiamo tutte le cosine ancora lì, gli acquisti da sistemare, quindi abbiamo deciso di restare in camera. Adesso vado a farmi la doccia, poi prepariamo le valigie e poi guardiamo La città di carta. Abbiamo già iniziato a guardarla mentre sgranocchivamo qualcosina e poi finiamo la prima puntata, poi se magari abbiamo voglia guardiamo anche la seconda se non viene troppo tardi. Tra l'altro mi diceva adesso Ste che oggi abbiamo fatto ben 18 km soltanto oggi, infatti abbiamo camminato tantissimo, siamo appunto andati fino al ponte di Brooklyn, Wall Street, insomma avete visto tutti i posti che abbiamo visitato, però in realtà visti poi nel vlog sembrano tutti molto vicini perché sicuramente ci saranno un sacco di tagli e non ho mai ripreso durante il tragitto, però si cammina davvero davvero tanto qui a New York. Ok, detto questo mi fiondo in doccia e noi ci vediamo domani, ancora non sappiamo cosa fare perché sì, abbiamo quasi tutta la giornata piena, però restando in ballo per poi partire non si è mai proprio del tutto tranquilli, nel senso che tengo sempre sotto controllo l'orario, quindi ancora non abbiamo organizzato quello che faremo, niente di che, comunque resteremo qui in zona. Nulla, vado subito in doccia, noi ci vediamo domani mattina, ciao! Stavamo guardando sul telefono di Ste e il giorno che abbiamo fatto più chilometri è stato domenica, quando eravamo a Las Vegas, abbiamo fatto tutto il tragitto, tutta la stripa a piedi per raggiungere la scritta e quel giorno quanti chilometri abbiamo fatto? 23? Aspetta che te lo dico, 23 e mezzo. 23 chilometri e mezzo in una sola giornata, ci sono tantissimi. Abbiamo camminato tanto anche a Los Angeles, nonostante avessimo la macchina, giusto? Sì. Media? Tra i 10 e i 18 chilometri tutti i giorni, quindi anche lì non è male, appunto considerando che ci muovevamo spessissimo in macchina. E anche qui a New York comunque dai 15 praticamente, 15 chilometri almeno in media al giorno. Sì, sì. No, un po' di più. Un po' di più. Parecchi insomma, però nonostante questo mi sa che chili non ne abbiamo persi, ma forse soltanto presi, perché abbiamo mangiato un sacco di schifezze e appena torniamo a casa ci rimettiamo subito in forma. Buongiorno, ci siamo svegliati, sembrerebbe esserci uno spiraglio di sole anche oggi, meno male. Abbiamo fatto tutte le valigie, sono tutte chiuse, la mia si è chiusa a fatica però alla fine ce l'ho fatta. E adesso andiamo giù nella hall, lasciamo le valigie, non guardate le mie anime, il maglioncino che è un po' stropicciato. Comunque lasciamo le valigie giù in hotel, andiamo a fare un giretto fino a questo pomeriggio, poi torniamo, prendiamo le valigie e andiamo in aeroporto e torniamo a casa. Tra l'altro sono rimaste ancora vive, non sono neanche ancora sgonfiate le nostre letterine di Tiger, devo dire che sono super approvate e le abbiamo gonfiate. Noi si gonfiano bene, ovviamente queste non si possono gonfiare con l'elio, adesso non sto più su, ok, non si gonfiano con l'elio ma soltanto con l'aria, però sono carine. Bye bye letterine, è stato un piacere, però vi lasciamo qui sul letto. Niente, prendiamo tutte le valigie e ci dirigiamo giù, andiamo. Per caso una decorazione natalizia? Qui a New York, anche ad aprile, c'è il negozio dedicato al Natale. Mi sembra giusto. La nostra colazione di questa mattina, colazione fatta un po' tardi, waffle, Nutella, abbondante Nutella direi, e fragole. Per me è una semplice crepa alla Nutella, per Ste. Abbiamo fatto colazione, adesso stiamo andando a Central Park, visto che oggi c'è il sole,
si sta molto molto bene, non fa freddo come faceva ad esempio ieri, quindi ci rilassiamo questa mattina a Central Park, ci sediamo sulle rocce, guardiamo un po' la città, proprio totale relax. Però adesso sta succedendo qualcosa perché è pieno di... sono vigili del fuoco? Sì. Cosa succede? È tutto completamente pieno. Abbiamo trovato alcuni alberi fioriti qui a Central Park, guardate che belli. Comunque alla fine abbiamo chiesto ai pompieri ed è successo qualcosa. Si è già preso fuoco un palazzo lì vicino, però sono tantissimi e in realtà non sono neanche molto molto agili. Cioè li abbiamo visti abbastanza tranquilli, quindi penso che sia una cosa comunque leggera, niente, niente di che fortunatamente. Comunque stavo dicendo, fortunatamente sembrerebbe non essere successo comunque niente di grave, proprio perché li abbiamo visti davvero tranquilli anche loro, però abbiamo preferito allontanarci, non restare lì troppo e siamo venuti a Central Park oggi con questa bellissima giornata. Magari poi anche il fatto che sia sabato, c'è davvero tantissima gente. La settimana prossima, se che torniamo in Italia, dobbiamo iniziare a cercare cose per la casa. Mobili, non vedo l'ora. Sono molto entusiasta di dover scegliere tutto da zero, però la cosa che forse più mi piace è quella di scegliere proprio le decorazioni, le cose piccole, gli oggettini d'arredo più che i grandi mobili, e non vedo l'ora di vederla finita. Comunque niente, adesso passeggiamo per Central Park e poi torneremo in hotel a prendere le valigie direzione Italia. Siamo arrivati in aeroporto, abbiamo cenato, adesso fra poco dobbiamo salire sull'aereo, quindi io chiudo qui il vlog, spero che vi siano piaciuti questi vlog della nostra vacanza, di avervi tenuto compagnia, vi mandiamo un grandissimo bacione e ci vediamo prestissimo con i miei prossimi video. Ciao!